Era prevedibile che ad un certo punto la diretta di Tele4 sull'abbattimento della sala Trypkovic si trasformasse in una riflessione su una struttura la cui realizzazione, ovvero la conversione da stazione delle corriere in luogo di teatro, venne salutata non soltanto a livello cittadino come un piccolo miracolo, per la prima volta qualcosa di già esistente su cui si era intervenuti per dar vita a qualcosa di nuovo e soprattutto utile. Sabrina Morena del Partito Democratico, una vita professionale spesa nel mondo della cultura, e Michele Babuder, consigliere comunale di Forza Italia, hanno interpretato quella dicotomia che da quando si è incominciato a ragionare sull'abbattimento caratterizza l'intera città, a partire da una domanda di leniniana memoria. Che fare? Io credo che ci sia solo da avere il coraggio di rigenerare quell'area, di non lasciarla allo status quo che è abbandonata. Nessuno è stato estromesso da quella struttura. Io mi auguro che veramente ci sia un progetto serio, perché non basta che si veda il portale, che insomma è interessante, o che si veda il mare, no? Era il dicembre del 1992 quando la sala Trypkovic venne consegnata alla città per sostituire provvisoriamente il Teatro Verdi sottoposto al restauro. Quindi anche il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ne usufruì in occasione della ristrutturazione del Politeama Rossetti. Un luogo, la sala Trypkovic, che sarebbe stato utilizzato, c'è da dire sempre più saltuariamente, per concerti, convegni ed altre iniziative, fino a quel progressivo disinteresse, che è colpa di tutti e di nessuno, alla base della decisione di disfarsene. Se ben ricordo, c'era un problema di messa in sicurezza e c'erano dei costi, erano, tra l'altro sembra che i costi di abbattimento e per la messa in sicurezza siano pari, quindi si poteva metterla in sicurezza, ma non era che non era stata rifiutata, era stata chiusa perché c'era un problema di sicurezza. C'è da dire che questa sala in realtà era non utilizzata da diversi anni e non lo era proprio perché le stesse associazioni, chi faceva cultura in quegli spazi, ha rinunciato all'utilizzo di quegli spazi, non perché il comune era chiusa, bensì perché ormai erano poco funzionali e perché le rappresentazioni venivano svolte altrove. Questo è il primo punto.